La Calabria ha tanto da offrire ai turisti, non ha alcuna necessità di attaccare altri luoghi del nostro paese o di puntare su un'alquanto discutibile pubblicità comparativa. Personalmente non avrei mai realizzato quello spot, ma altrettanto sinceramente dico che un nord piagnone che si lamenta di razzismo da parte del sud fa davvero sorridere. Per anni e anni siamo stati vittime di pregiudizi e di narrazioni negative quanto false. Oggi la Calabria non pretende di essere migliore rispetto ad altre realtà d'Italia, ci mancherebbe, ma di sicuro rivendica il proprio spazio e pretende rispetto da parte di tutti. Così il presidente della regione Calabria, Jole Santelli, sullo spot promozionale di Klaus Davi per i sindaci della Locride. Siamo, conclude Santelli, orgogliosamente italiani e crediamo in questo grande paese. Allo stesso modo, tuttavia, difendiamo la nostra dignità e invochiamo con forza quel rispetto che è dovuto a un grande popolo come quello calabrese. In sostanza, fa capire Jole Santelli, non è proprio il caso che il Nord, per un errore compiuto da qualcuno, si comporti come il lupo delle favole di Esopo e di Fedro. I dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate sulla situazione finanziaria della sanità calabrese determineranno l'aumento di IRAP e IRPEF per i cittadini calabresi e danno ragione alle nostre preoccupazioni manifestate in Consiglio regionale. Avevamo proposto una posizione unitaria per chiedere al Governo il superamento del decreto 35 e l'eventuale rimozione degli attuali commissari. D'altronde, la valutazione sul loro operato, espressa da parte del Ministero della Sanità, legittima e rafforza questa convinzione. E quanto afferma il capogruppo PD in Consiglio regionale Domenico Bevacqua, davvero prosegue, non se ne può più, così come non se ne può più, di commissari aziendali provenienti dal Nord. Lo abbiamo chiesto ufficialmente in Consiglio regionale, ma la Presidente Santelli, nella esposizione delle sue linee programmatiche di governo, non ha dedicato neppure una riga alla questione. Che cosa ancora si aspetti non è dato sapere. Dovrebbe essere questo il primo obiettivo del governo regionale, ma la Presidente Santelli evidentemente preferisce perseguire la colonizzazione della sanità calabrese con manager non calabresi e che pretendono anche un lauto incentivo al loro stipendio per scendere in Calabria. Si è riunita alla cittadella regionale la consulta faunistico-venatoria convocata dall'assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca Gianluca Gallo. All'incontro, scritto in un comunicato, hanno preso parte anche il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo ed i rappresentanti delle organizzazioni venatorie, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali, degli ordini degli agronomi e dei veterinari, dei carabinieri forestali e della città metropolitana di Reggio Calabria. Secondo l'assessore, il complesso mondo venatorio necessita di attenzione e sostegno da parte delle istituzioni, ma forse ancor prima della massima sinergia tra associazioni venatorie, ambientaliste ed addette ai lavori. Le premesse sembrano ottime, sono certo, continua Gallo, che porteremo a compimento una pianificazione attenta e puntuale in poco tempo e per far questo la consulta dovrà riunirsi con cadenza mensile. Come avevamo previsto, la Regione Calabria, guidata da Jole Santelli, ha assegnato un bonus di stipendio di 45.000 euro all'anno al direttore generale del Dipartimento regionale tutela della salute, l'ex direttore generale di Agenas, Francesco Bevere, cui evidentemente non bastavano 135.000 euro annui per svolgere questo nuovo incarico. Così, grazie a questa sfacciata operazione degna della peggiore casta, il manager si porta a casa 180.000 euro all'anno in barba al piano di rientro e con buona pace della sanità calabrese, ormai ridotta alla canna del gas. Lo afferma in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato, Francesco Sapia, Paolo Parentela e Giuseppe d'Ippolito. Riteniamo vergognoso, attaccano i 5 Stelle, questo comportamento della Presidente e della sua maggioranza, cui chiediamo soprattutto alla luce della gravissima crisi economica in corso, di fare marcia indietro e di cancellare questo bonus vergognoso del quale non c'è alcun bisogno. Dopo il disappunto espresso dall'EBAC, ente bilaterale per l'artigianato, durante la conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi in merito allo stato dei pagamenti e relativi ritardi nelle erogazioni delle prestazioni FSBA, Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, qualcosa si è mosso.
L'ente, ricorda un comunicato, aveva espresso il suo disappunto circa i fondi pervenuti ed i ritardi nel trasferimento delle risorse dal Ministero e i vertici nazionali FSBA, sensibili al problema, si sono impegnati a coprire immediatamente un'ulteriore quota delle domande relative ad aprile, raggiungendo per la Calabria l'importo di 1.943.505,65 euro, circa il 25% del richiesto è rendicontato. Inoltre, il fondo FSBA comunica di aver chiesto al Ministero del Lavoro che a fronte di una pronta e tempestiva rendicontazione delle risorse erogate ci sia un immediato riscontro da parte del Ministero stesso circa il trasferimento delle ulteriori tranche sul totale stanziato dal decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020. Alitalia riprende i servizi diretti da Reggio Calabria verso Roma e Milano, due voli al giorno per ogni rotta fra andate e ritorni e sulla tratta Lamezia Terme Milano quattro voli al giorno. Il primo volo della compagnia dall'aeroporto di Reggio Calabria decollerà alle ore 15:15 con direzione Roma Fiumicino, mentre l'aereo per Milano Malpensa partirà alle 17:40. Da Lamezia Terme i voli diretti a Malpensa sono previsti alle ore 14:15 e alle 18:05. Da Milano Malpensa il volo per Reggio Calabria parte ogni giorno alle ore 13:55 e quelli per Lamezia Terme alle ore 10:30 e alle 15:35. Da Roma Fiumicino la partenza per Reggio Calabria è tutti i giorni alle 13:15. Da domani 2 luglio Alitalia raddoppierà anche il numero delle frequenze da 2 a 4 al giorno da Lamezia Terme a Roma. Collegamento, si sottolinea in una nota, rimasto sempre attivo durante il periodo di lockdown dell'Italia per la pandemia da Covid-19. I voli aggiuntivi decolleranno alle ore 6:35 da Lamezia Terme e alle 21:35 da Fiumicino, in modo da garantire i viaggi di andata e ritorno in giornata per chi parte dall'aeroporto calabrese. Complessivamente a luglio all'Italia si evidenzia servirà la Calabria con 12 voli al giorno fra andata e ritorno. La variazione alla legge regionale sul piano casa è uno strumento normativo molto importante che va incontro alle necessità economiche determinate dall'attuale emergenza sanitaria e permette di accelerare in modo strutturale la trasformazione territoriale della Calabria. Il nuovo dispositivo legislativo non solo aiuterà l'economia calabrese, ma offrirà agevolazioni di natura tecnica alle filiere della costruzione e a tutti quei soggetti che vorranno acquistare la loro prima casa. Lo afferma in una nota il consigliere regionale dell'Udc Nicola Paris. Le modifiche normative introdotte, prosegue Paris, riguardano il ripristino dell'ampliamento consentito del 30% della velometria già esistente, che era stata ingiustificatamente cessata dalla precedente legislatura del centro-sinistra. Tale provvedimento rappresenterà di certo un incentivo al settore edilizio, traino dell'economia. Inoltre è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari, consentendo anche alle attività direzionali e commerciali di utilizzare la premialità. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 93.892 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.181, nessun nuovo caso positivo rispetto a ieri, quelle negative sono 92.711. Restano 97 decessi dall'inizio dell'emergenza, dato invariato negli ultimi 33 giorni. Risolvere urgentemente il grave vulnus della legge regionale 14/2009, nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nell'azienda agricola. Sta accadendo che l'attuale previsione all'articolo 13 della legge impedisce sia il subentro tra familiari alla titolarità aziendale, ma anche lo svolgimento dell'attività in caso di cessione dell'azienda con annessa un'attività agrituristica o per circostanze di mortis causa. Questa è la richiesta, in una lettera all'assessore Gallo e al DG del Dipartimento Agricoltura Giovinazzo, da parte del presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto. È opportuno che la Giunta proceda, dice Aceto, con urgenza ad introdurre una modifica del regolamento di attuazione in modo da permettere il pieno esercizio dell'attività agrituristica. Siamo certi, conclude Aceto, che l'assessore Gallo troverà la soluzione migliore e più rapida per risolvere l'attuale stato di impasse.
Con luglio si entra a pieno nella stagione estiva 2020, al tempo del Covid-19. Tutto è pronto. In prima linea non possono che trovarsi gli stabilimenti balneari, i cui gestori, pur consapevoli che quest'anno non sarà la solita estate, dimostrano grande energia, passione e voglia di ricominciare e senza aver perso quel tratto distintivo che da sempre caratterizza i calabresi, l'accoglienza. I pochi turisti che sono arrivati fino ad oggi, devo dirti che osservano le regole in modo preciso, nel senso che chiunque è venuto da fuori ha portato la certificazione di essere sano, quindi hanno fatto il tampone, hanno fatto le varie cose, quindi se si continua così penso che faremo un'estate tranquilla. Quindi c'è un senso di responsabilità che se ne dica? Sì, soprattutto le famiglie hanno un senso di responsabilità enorme, che ai bambini piccoli soprattutto. I miei primi turisti sono stati quattro di Bergamo, di cui un'infermiera che lavorava proprio nell'ospedale, e devo dirti che sono stati proprio ligi. Quando sono arrivati mi hanno addirittura portato i certificati, me l'hanno fatti vedere e hanno fatto tutti i tamponi, erano quindi vengono da fuori. Ho avuto un po' di clienti da fuori, l'ho avuto sinceramente, anche adesso, ci sono soprattutto a Roma. Non abbiamo, diciamo, riscontrato grandi difficoltà. Certo, la stagione è iniziata, speriamo che sia un anno, diciamo, buono, però consapevoli che abbiamo un problema. Il problema c'è sempre, per cui questo coronavirus, che non bisogna secondo me mai abbassare la guardia. Il problema qual è? Consapevoli che questo è un anno particolare, per cui un anno differente rispetto agli altri, dove tante e tante manifestazioni pubbliche non ci saranno, per cui cerchiamo di prendere il meglio di questa stagione e dopodiché di voltare pagina e andare avanti. E noi ci auguriamo il meglio per tutti, dobbiamo stare un pochettino attenti, non dobbiamo pensare che non c'è nulla, perché ancora c'è, però con tutte le attenzioni giuste penso che ce la potremmo fare. Speriamo, la stagione per noi inizia stasera, speriamo che sia una bella stagione per tutti, perciò vi aspettiamo numerosi all'ottagono quando volete, siamo qui per potervi servire e degustarvi di quello che possiamo. Orchestravano truffe a compagnie di assicurazione incassando ingenti rimborsi, con le accuse di associazione per delinquere finalizzate a reati di falso materiale ideologico, commessi anche da pubblici ufficiali, accesso abusivo a sistema informatico telematico, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolente della propria persona, ricettazione. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, unitamente ad agenti della Polizia Metropolitana, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale agli arresti domiciliari emessa dal GIP per il Tribunale della Città su proposta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti di due persone del posto, entrambe operanti nel centro cittadino. Golden Insurance, il nome dato all'operazione. Con la stessa ordinanza sono stati disposti l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nei confronti di un terzo uomo, anch'egli reggino, e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un patrimonio di un valore complessivo superiore al 1 milione di euro. Una città accessibile e fruibile a tutti è il messaggio che parte da Catanzaro per tutti i comuni calabresi, presentato il progetto Catanzaro senza barriere promosso dalla Rotary Club insieme a diverse associazioni. Un segnale importante per tutti gli amministratori dei comuni calabresi, è stato detto al microfono di RTC. Il nostro obiettivo è trasformare il progetto Catanzaro senza barriere in Calabria senza barriere, perché desideriamo una regione priva di barriere architettoniche, sensoriali, ma soprattutto culturali. Il 19 novembre 2019 abbiamo presentato a Catanzaro il progetto Catanzaro senza barriere, promosso dal Rotary Club Catanzaro insieme ai più importanti club service e tantissime associazioni catanzarese. Oggi si concretizza la prima parte di questo progetto, infatti è stata inserita una sezione dedicata alle barriere architettoniche sul sito istituzionale del Comune, grazie alla quale i cittadini potranno quindi segnalare la presenza di barriere architettoniche e potranno farlo anche grazie all'app No Barriere installabile su tutti i dispositivi mobili presenti. Un'iniziativa importante, ed è importante che parta da Catanzaro. Il messaggio che noi vogliamo rivolgere a tutti gli amministratori locali calabresi è che il progetto Catanzaro senza barriere dovrà trasformarsi in Calabria senza barriere,
perché vogliamo una Calabria senza barriere architettoniche, senza barriere sensoriali, ma soprattutto senza barriere culturali. Sì, visto che c'è questa iniziativa, abbiamo preso la palla in balzo, abbiamo chiesto alle associazioni di creare questo portale che avevano già intenzione di fare e di eventualmente fare un elenco degli interventi che bisogna fare per tutta la città, di fare quindi un piano per poter poi noi procedere a una richiesta di finanziamento, perché la cosa migliore, se se ne vuole uscire una volta per tutte, dobbiamo fare un progetto unico e quindi un piano dal punto di vista urbanistico per chiedere un grosso intervento, i finanziamenti ci sono e quindi possiamo sicuramente adoperarci per fare questo. Quattro appuntamenti all'insegna della musica dal vivo di qualità a Catanzaro, presentato il programma del 20° Catanzaro Jazz Fest. Sono intervenuti Francesco Panaro e Roberta Judith della Cooperativa Atlantide, che cura la kermesse musicale. Stilato un programma di ottimo livello, coinvolgendo giovani artisti emergenti prevalentemente del territorio. Il programma prevede quattro serate, inaugurazione giovedì 2 luglio, con la consegna del premio Atlantide ad Aldo Costa, assessore alla cultura all'epoca della nascita del Catanzaro Jazz Fest e promotore di tante iniziative culturali in città. Seconda data venerdì 3 luglio, terza serata giovedì 9 luglio, conclusione della rassegna venerdì 10 luglio. Anche in questo momento di ripartenza, di poter contribuire in qualche modo alla ripartenza della città e a ricreare quel minimo, quella giusta aggregazione con tutte le distanze mantenute. Ovviamente sarà una sala per massimo 300 posti, quindi io anzi invito chi vuole venire a venire per tempo, proprio perché non ci si potrà accalcare e i posti naturalmente saranno limitati viste le normative, in questo caso all'aperto, e speriamo che davvero siano tanti cittadini a venirci ad ascoltare, a riprendersi un po' anche loro, la loro città. Sì, assolutamente, quest'anno pur essendo un festival autarchico è sempre di altissimo livello, valorizziamo le professionalità, le qualità artistiche di artisti calabresi e abbiamo un ospite solo che non è calabrese ed è siciliano ed è un bellissimo concerto totalmente insomma all'atere del jazz, perché è neo soul. Avremo tre voci meravigliose in tre concerti, poi diamo questo premio ad Aldo Costa, che in fondo è un nostro fratello maggiore. Rendere viva la propria musica, la propria arte, come nel mio caso. Io devo dire che il mio disco che presenterò il 10, Scirocco, è una coproduzione mia, della cooperativa Atlantide, la cooperativa padre del festival, e poi l'etichetta milanese che ha creduto nel mio progetto, che è la UR Records. Qualificazione meritata del Catanzaro al secondo turno playoff. La squadra giallorossa calabrese impatta 0-0 con il Teramo allo stadio Ceravolo, ma accede al turno successivo grazie al miglior piazzamento in classifica generale. Si torna in campo dopo oltre tre mesi per una gara secca che vale il futuro di due squadre partite in campionato per primeggiare, ma che non hanno rispettato gli ambiziosi propositi. Il Catanzaro, come dichiarato dal patrono noto, vuole arrivare fino in fondo e salire di categoria. C'è una differenza importante tra le due compagini. Il Catanzaro ha ripreso la preparazione ben due settimane prima del Teramo ed in campo effettivamente una maggiore freschezza e vivacità si intravede da subito. Il primo tempo è nettamente di marca calabrese. Intorno al quarto d'ora il giovane portiere ospite Valentini si complica la vita commettendo una grave ingenuità. Perde la sfera poco fuori dall'area di rigore e consente il tiro a Canutè. La difesa respinge, ma la parabola diviene quasi un assist per Carlini, che però non ci arriva per poco. Al 23esimo, occasionissima Catanzaro, Casoli sfonda a destra e lascia partire una sventola destinata all'incrocio, ma Valentini vola letteralmente a togliere la sfera dall'angolo. Prodezza dell'estremo difensore ospite che si riscatta sulla violenta e potente conclusione dell'ex Matera. Al 42esimo, incursione veloce di Contessa a sinistra, fendente in mezzo che Matteo Di Piazza legge bene, vola come un falco e spizza verso la porta, ma la palla è larga sul fondo di poco. Il Teramo, lento, scontato e prevedibile in attacco, tiene bene botta in mezzo al campo con gli astuti Mungo ed Ilari, ma non accelera e verticalizza quasi mai. Al 43esimo, tiro telefonato di Magnaghi, facile per Bleve. Al 44esimo si accende Corapi, tiro cross maligno con Di Piazza che si allunga scivolata, ma non ci arriva per poco.
Il tempo si chiude con una pregevole parabola disegnata dall'ex regina Francesco Bombaggi. Destro morbido ma bleve, compie un'autentica prodezza andando ad evitare la rete dello svantaggio. 0-0 all'intervallo. Nella ripresa il Catanzaro sa che il Teramo, costretto a vincere, proverà ad accelerare la manovra e a pungere maggiormente. Al quinto guizzo di Mungo, che ruba palla con mestiere e carica un sinistro smorzato in corner dall'attento bleve. Al decimo corner per il Catanzaro sugli sviluppi sbuca Contessa, che dal limite lascia partire un sinistro maligno che va vicinissimo al secondo palo con Valentini già fuori causa. Replica il Teramo con l'acuto del centravanti Magnaghi, che col mancino non trova la porta per poco. Gli abruzzesi provano l'assalto e fanno paura con qualche mischia nel finale, ma il Catanzaro regge e soffre complessivamente molto poco. Finisce 0-0 ed il passaggio del turno per la squadra calabrese è indubbiamente meritato, più smalto e brio rispetto ad un Teramo con troppi assenti, ma anche con poche idee ed in condizione fisica precaria rispetto alla più fresca avversaria. Il Catanzaro accede così al secondo turno playoff, dove se la vedrà con una tra Catania e Potenza, obiettivo andare ancora avanti per accedere alla fase nazionale. Per il Teramo invece il campionato finisce esattamente dove era iniziato la prima giornata. In casa abruzzese si pensa già a programmare la prossima stagione e a dimenticare i diversi bocconi amari di questa. Una qualificazione meritata contro una buona squadra. Noi abbiamo giocato per 50 minuti un'ottima partita, considerando che è la prima. Abbiamo avuto forse il torto di non concretizzare alcune situazioni importanti. Poi inizio del secondo tempo loro hanno alzato un pochino il baricentro. Noi siamo stati un po' confusi nell'ordine difensivo con gli attaccanti, poi invece lo abbiamo fatto con più completezza e abbiamo gestito questa gara anche di fronte alle loro velleità. Insomma, hanno provato in tutti i modi di squilibrarla questa gara mettendo 4-5 attaccanti, però una qualificazione meritata, ripeto, contro una squadra forte, buona, solida, ma noi abbiamo dimostrato di essere superiori. Poi è venuto fuori un pareggio, ma obiettivamente potevamo anche raccogliere qualcosa in più, ma va bene così perché è importante era qualificarsi. Ma c'è sempre da migliorare, poi è la prima dopo lungo tempo, ma io sono contento perché per 50 minuti abbiamo giocato una grande gara, pur controvento, insomma, creando, costruendo, rimanendo sempre corti, pressando, correndo tanto. Poi pure è normale che secondo tempo si possa pensare anche un po' di gestire, di allentare i ritmi, considerando che è la prima, qualcuno può calare, è normalissimo questo. Lo sapevamo già, non c'è nessuna squadra pronta, però sono contento della partita che abbiamo fatto. Abbiamo giocato con autorevolezza, con personalità, abbiamo creato, abbiamo soltanto avuto il torto di non chiudere la contesa e poi magari sarebbe stata un'altra partita nel secondo tempo. Loro ci hanno provato in tutti i modi, onore al merito a loro, perché sono, lo sapevo, io sono una squadra importante, con giocatori importanti, ma noi siamo stati solidi, concentrati, disponibili, equilibrati e propositivi. Il regolamento è questo, adesso recupereremo anche Bianchimano, ci sono 5 giorni di tempo, 4 giorni di tempo per preparare questa partita, vedremo chi affronteremo, sappiamo, le parti cambiano, faremo un po' quello che ha fatto il Teramo stasera, mi auguro con migliore fortuna e con una prestazione ancora più autorevole, ancora più giudiziosa e migliore possibilmente ancora di quella di stasera. Finisce male la tormentata e tribolata stagione delle Rende, che retrocede in Serie D. I biancorossi non sono riusciti a difendere la rete del vantaggio acquisita all'andata con la perla di Massimo Loviso su punizione e sono stati letteralmente travolti dalla furia e dall'ardore dei lucani allenati da mister Giacomarro. L'aveva detto mister Pino Rigoli: per noi è come scalare una montagna e attraversare la tormenta, potremmo trovare anche la neve. E puntualmente così è stato, ma i suoi purtroppo nella tormenta si sono persi. Gara decisamente segnata in negativo dall'autogol istantaneo e molto sfortunato di Origlio, che metteva la gara immediatamente in salita. Il suo ingenuo colpo di testa beffava al primo minuto Savelloni. Al 23esimo Emanuele Esposito bissa e per i biancorossi è già notte fonda. Dopo l'intervallo l'espulsione di Vito Francesco e un altro episodio chiave fa il resto.
La terza rete lucana, opera di Peter Resi, dà ai padroni di casa quella sicurezza che le serviva e segna l'amara resa delle rende che torna mestamente tra i dilettanti al termine di una stagione davvero da dimenticare per molti motivi.